Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi sono qui con voi per farvi il video dei preferiti del mese di aprile. Sono qui con Hummel in questa cameretta. Lui si è già messo per terra praticamente vicino a tutti i preferiti del mese. Anzi, adesso lo vado a prendere così lo salutate. Guarda lì, Hummel. È un po' perplesso, dice lasciami andare mamma. Come tutte le altre volte, questo video è in collaborazione con Tania, quindi Ainat196, e trovate qui sotto nell'info box il link al suo video e il link al suo canale. Voglio assolutamente mandare un super abbraccio a Tania. Quando ho guardato l'ultimo suo vlog sono rimasta veramente commossa e felice per lei. Tania l'ha detto pubblicamente, quindi lo posso dire anche qui a voi, così magari andate a trovarla e le scrivete, non so, un commento dolce di auguri. Secondo me le potrebbe fare piacere. Comunque Tania aspetta una bambina e sono veramente super emozionata per lei. Le auguro una gravidanza serena. Ci tenevo a farle questo augurio anche pubblico e a dare anche a tutti voi che seguite questo nostro appuntamento ormai da anni questa lieta notizia. Passiamo ai preferiti del mese. Brano musicale del mese, ho qui un LP, perché sì ragazzi, anche questa volta si tratta di un disco di musica classica abbastanza vecchio. Non è segnato, però credo che sia degli anni 60. Si tratta di un quartetto di Schubert suonato dal quartetto Amadeus, che era un gruppo di musicisti che ha suonato tra il 47, credo l'85, adesso non vorrei sbagliarmi con le date, comunque in quell'arco di tempo. È il quartetto di 804 di Schubert. Ho scelto questa interpretazione non perché sia la mia preferita, secondo me questi interpreti erano molto bravi, però ce ne sono stati e ce ne sono di migliori, però ho scelto questo perché sono abbastanza affezionata a questo vecchio LP ed è stata la prima versione di questo quartetto d'archi di Schubert che io ho ascoltato. Ho un legame affettivo con questo disco, poi anche perché spero che non sia più coperto da copyright in modo da potervi far ascoltare il più possibile. Ma andiamo di là. Eccoci ragazzi, non siamo nella stessa casa perché sto registrando questa parte in un giorno successivo, perché non sono riuscita a registrare tutto lo stesso giorno. Comunque qui ho un altro giradischi che su Instagram vi ho anche mostrato in giardino, perché sì, questo lo porto anche in giro perché è ricaricabile. Ecco, l'audio non è dei migliori, nel senso che i due che ho a Milano hanno delle casse di qualità migliore, però questo ha il pregio di essere trasportabile e anche quando non avete a disposizione la presa elettrica potete ascoltare i vostri dischi. Se lo trovo ancora vi lascio sotto il link dove l'ho acquistato, insomma, per chi di voi fosse interessato, perché qualcuno me l'aveva chiesto sotto quella foto su Instagram. Ma veniamo a Schubert, il quartetto di 804 in La minore, che vi farò ascoltare nell'esecuzione del quartetto Amadeus. Primo violino Norbert Breinin, secondo violino Sigmund Nissel, viola Peter Schidloff e violoncello Martin Lovett. Sì, poi in questo disco è contenuto anche un altro brano, però vi dico due parole un attimo su questo quartetto. Si tratta del 13° quartetto per archi che Schubert scrisse. In totale considerate che ne scrisse 15. Questo lo compose nel 1824, venne pubblicato appena composto e poi eseguito poco dopo. Questo quartetto è anche soprannominato Rosamunda perché Schubert, nel comporre, in particolare nel secondo movimento, riutilizzò del materiale precedente, un tema che aveva praticamente preso dalle musiche di scena che aveva composto per il testo di Elmina von Kezzi, Rosamunda, che io ho in questo vecchissimo disco, che credo sia anche una rarità perché questa casa non esiste più. Non preoccupatevi, questo non ve lo farò ascoltare, comunque è veramente molto molto bello. Ve lo mostro soltanto per completezza. Questo quartetto è composto da 4 movimenti e il secondo si rifà sostanzialmente a quell'opera che vi ho mostrato prima. Però di questo quartetto io volevo farvi ascoltare l'inizio del primo movimento, anzi più possibile, magari 2 o 3 minuti se riesco. Queste pagine contengono quello che è l'atteggiamento dell'ultimo Schubert: estrema tristezza, malinconia, rimpianto. Riesce a dar vita nella partitura a tutti questi sentimenti. Sentirete subito il primo violino che intona un canto così struggente che per me è quasi impossibile non essere coinvolti emotivamente quando si ascolta una musica del genere, però non voglio essere di parte. Adesso, per cercare di dare un senso alle mie chiacchiere, che alla fine
non so quanti di voi potrebbero interessare. Ho trovato lo spartito, sulla prima riga c'è il primo violino, poi abbiamo il secondo violino, la viola e il violoncello. La cosa che crea subito quella sensazione di struggimento, secondo me, è data proprio dalla viola e il violoncello, perché non so se vedete che si ripetono delle battute tutte uguali, quindi c'è una specie di ritmo ostinato che è quasi un po' un'idea di angoscia, mentre la melodia principale è affidata al primo violino che intona questo bellissimo canto velato di tristezza. Poi la partitura è molto lunga e complessa, adesso non voglio neanche tediarvi troppo. In sostanza il primo movimento oscilla tra la tonalità maggiore e minore, e i due temi principali sono uno, quello esposto subito all'inizio dal primo violino, e poi andando avanti ce n'è un altro altrettanto bello che viene esposto dal secondo violino. Per aver parlato fin troppo, adesso finalmente vi faccio ascoltare. Parte bellissima, ecco, sentite il secondo violino. Ditemi se non è malinconia in musica.
poi andate a sentirvelo tutto, vi lascerò un link qui sotto perché io non posso farvelo ascoltare tutto. Il libro preferito del mese è la celebre commedia Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand, che ho in questa edizione Burr, che purtroppo non ha il testo a fronte. In questo mese è uscito un film su Cyrano, però di quello ne parliamo dopo. Fatto sta che il film mi ha coinvolta così tanto che mi sono chiesta come mai non avessi mai letto la commedia. Ordino il libro, mi arriva a casa, molti Burr di questa collana hanno anche il testo a fronte, però questo purtroppo no, quindi ho fatto un altro piccolo acquisto, l'ho ordinato anche in francese nell'edizione Livre de Poche, che sono praticamente i loro tascabili. Questa in francese è molto più voluminosa di quelli in italiano, un bellissimo apparato di note, un commento, una prefazione molto interessante, un piccolo apparato con altri testi. A parità di edizioni economiche, i libri stampati in Francia sono molto più convenienti. Considerate che questo l'ho pagato solamente 3 euro, con 10 euro riuscite ad avere due edizioni, una in originale e una in italiano. Voglio spendere due parole su questa edizione Burr, la prefazione di questo Luigi Lunari, che con tutto il rispetto per questa persona, però secondo me è una prefazione praticamente inutile, sia da un punto di vista contenutistico che da un punto di vista stilistico, insomma non mi è piaciuta per niente. Mentre la cosa interessante, il motivo del mio acquisto, è stato il traduttore, ovvero Mario Giobbe, che ha tradotto Cyrano de Bergerac nel 1898, quindi un anno dopo l'uscita della commedia, e ovviamente la traduzione era finalizzata al teatro. È una traduzione fedele ma non fedelissima, però la cosa bella è che questo traduttore era a sua volta un poeta, quindi il testo originale è in metro alessandrino, la traduzione di Mario Giobbe in italiano è in doppi settenari, quindi viene in qualche modo rispettato anche il metro. Se ci fosse stata un'introduzione seria, probabilmente avrei saputo qualcosa di più su questo traduttore, sulle circostanze della traduzione, insomma qui non se ne parla, non si parla più di tanto nemmeno del testo, quindi è una curatela che non mi è piaciuta. Però io questa edizione comunque ve la consiglio, perché nonostante sia tra virgolette datata, perché la lingua è in continuo mutamento, probabilmente alcune parole dell'italiano di fine 800 ci risulteranno un po' strane, magari sconosciute, però secondo me questa traduzione ha il suo perché e ha il suo fascino. Assolutamente vi consiglio questa. Ce ne sono tante di edizioni tascabili in francese, però questa è veramente molto ben curata. Guardate soltanto l'ampiezza dell'apparato di note, è un'edizione seria. Sì, poi ci sono tutti i miei segni e mi piacerebbe leggervi magari qualche passo. Protagonista di questa commedia, che credo sia conosciuto un po' da tutti, perché bene o male credo che ognuno di voi abbia visto almeno una volta nella vita o Cyrano a teatro oppure qualche film su Cyrano de Bergerac. Comunque Cyrano era uno spadaccino poeta con un carattere molto permaloso, non si poteva posare nemmeno lo sguardo sul suo lunghissimo naso, che subito lui sguainava la spada ed erano guai, perché era un abilissimo spadaccino. Oltre a questa sua straordinaria abilità di spadaccino, era anche abilissimo con la lingua, amava tantissimo mettere in ridicolo con dei giochi di parole i suoi nemici. Cyrano però in fondo ha un animo romantico, perché nutre un amore segreto verso una donna. Questa donna è Rossana, è bellissima e per di più è anche sua cugina. Diciamo che è un po' il topos dell'amore impossibile. La trama è molto banale, perché Rossana poi si scopre essere innamorata di un giovane cadetto che Cyrano conosce, che ha sostanzialmente una cosa che a lui manca, ovvero la bellezza. Ecco ragazzi, vorrei leggervi un passo che secondo me è molto bello anche a livello introspettivo. Siamo alla scena quinta dell'atto primo. Cyrano confessa al suo amico Lebré, che poi è anche la spalla del protagonista in tutta la commedia, confessa all'amico di essere innamorato di Rossana. Queste pagine esplicita le sue insicurezze dovute all'aspetto fisico. È una parte secondo me anche molto commovente. Cyrano: guardami in faccia e poi dimmi quale speranza consentirmi potrebbe questa protuberanza. Io non mi illudo, no. Talor certo m'avviene di intenerirmi anch'io nelle notti serene, e se in qualche giardino, aspirando il maggio con il mio poveraccio di naso, sotto un raggio di argento qualche donna che passeggia a braccetto di un cavaliere io seguo, e il cor mi balza in petto e penso, ahimè, che anch'io vorrei meco averne una per passeggiare a lenti passi sotto la luna, e mi esalto e mi oblio. Quando ecco all'improvviso l'ombra del mio profilo su pel muro ravviso. I suoi complessi vengono da lì, dal naso, dalla protuberanza, quella che lui
alla fine, in un monologo bellissimo, proprio nell'explicit di questa commedia, definirà il mio pennacchio. Cirano è perdutamente innamorato di Rossana, però non riesce mai a dirglielo. Nel secondo atto, Rossana parlerà al cugino Cirano confessando il suo amore per Cristiano. Cirano si sente in qualche modo ulteriormente bloccato. Se già aveva dei complessi dovuti al suo naso, quando viene a sapere che Rossana ama un altro, si mette da parte. Lei è innamorata di Cristiano, che è definito fiero, giovane, forte e bello, tanto bello quanto sembrerebbe stupido, anche se forse stupido non è la definizione più corretta, perché secondo me il vero stupido non è cosciente della propria stupidità. In questo caso diciamo che è una persona comune, una persona che non sa parlare in versi come Cirano e soprattutto non sa ragionare d'amore. All'amata non riesce a dire altro che t'amo, ma a Rossana questo non basta. Lei è una ragazza colta e ama sentir parlare d'amore. Ad un certo punto lei dice chiaramente a Cristiano: no, non voglio più sentirti parlare, tu parli male. E allora qui interviene Cirano, che aiuta Cristiano scrivendo per lui delle lettere per Rossana. Tutti quelli che sono i sentimenti verso Rossana, Cirano riesce a esternarli attraverso la scrittura. Le scrive ogni giorno, addirittura due volte al giorno, firmandosi Cristiano, e in questo modo riesce totalmente a conquistare il suo cuore. A Cirano manca la bellezza, a Cristiano manca l'eloquenza, però i due fanno questo patto. Cristiano disperato: se avessi un poco d'eloquenza. Cirano bruscamente: io te ne presterò, tu in cambio la potenza dei tuoi fascini prestami. Sentite qua, uniamo i benefici e facciamo un eroe da romanzo. Questa parte mi ha colpito moltissimo, l'ho trovato un aspetto veramente moderno di questa commedia. C'è anche una sottile presa in giro di quelli che sono gli stilemi del romanzo romantico. Qui Cirano prosegue: vuoi far me con una sola creatura completa? Al tuo fianco nell'ombra teco io procederò. Tu la bellezza mia, io il tuo cuore sarò. Abbiamo qui la dicotomia anima e corpo, però i due fondendosi riescono a creare proprio quello che era l'archetipo del principe azzurro. Alla pagina successiva Cirano dice a Cristiano: grazie a questo espediente tu riuscirai a mutare le mie finzioni, quindi quelli che sono i miei sogni, in verità. È bene chiedersi anche il perché Cirano decide di aiutare l'amico. Un po' lo fa perché tiene Rossana, forse alla fine la vuole solo vedere felice, però in fondo c'è anche un po' di egoismo, vuole vedere se le sue parole possano in qualche modo smuovere l'animo dell'amata. Quindi con una maschera riesce totalmente a dichiararsi. Qui ci sono un po' di miei segnalibri, per questo è un ramoscello di un rampicante, perché quando io sono in giro a leggere a volte utilizzo le piante come segnalibri e poi mi piace ritrovarle dentro a distanza di tempo. Qui siamo alla famosissima scena del balcone. Cristiano praticamente si dichiara a Rossana, però in realtà è Cirano che parla nascosto dalle piante. Avevo sottolineato questa parte perché secondo me è una definizione di bacio molto bella. Ma poi che cos'è un bacio? Un giuramento fatto un poco più da presso, un più preciso patto, una confessione che sigillarsi vuole, un apostrofo roseo messo tra le parole t'amo, un segreto detto sulla bocca, un istante di infinito che ha il fruscio di un'ape tra le piante, una comunione che ha il gusto di un fiore, un mezzo di potersi respirare un po' col cuore, assaporarsi l'anima a fior di labbra. La parte secondo me più bella è il quinto atto, ovvero il finale. Sono passati 15 anni, Cristiano era morto in battaglia 15 anni prima, Rossana si ritira in convento e ogni sabato il cugino Cirano la va a trovare. Nonostante il tempo trascorso, lui ancora non si è deciso a confessarle il suo amore, soprattutto a confessarle che lui era l'autore delle lettere. Non vi voglio svelare le parole con cui si chiude quest'ultimo atto, perché secondo me la chiusa è veramente la parte più bella di questa commedia. Vi voglio leggere soltanto l'ambientazione, perché Rostan all'inizio di ogni atto descrive nei dettagli l'ambientazione di scena, saltando un po'. 15 anni dopo, nel 1655, il parco del convento delle Dame della Croce a Parigi. Ombre solenni, un albero enorme in mezzo della scena, solitario, nel centro di una piazza ovale. È autunno, tutto il fogliame rosso sulle erbe fresche, una macchia di foglie gialle su ciascun albero. Le foglie cospargono tutta la scena, scricchiolano sotto i passi, nei viali, coprono a metà la scala e i banchi. E sarà con questa scenografia di fondo che riuscirà a dire a Rossana che l'ama. Però non voglio svelarvi le parole finali, andatevelo a leggere perché secondo me
È una commedia bellissima. Ho parlato fin troppo, quindi chiudo qua. Il film del mese, come vi ho accennato di là, è un film che parla di Cyrano de Bergerac, che si intitola Cyrano Mon Amour. Vi lascio qua la locandina. È uscito il 18 aprile e io tipo il giorno dopo ero già al cinema a vederlo. Non racconta propriamente la storia di Cyrano de Bergerac, ma è incentrato sulla figura dello scrittore Edmond Rostand. Racconta le vicende di questo giovane poeta che sì, aveva un grandissimo talento, però non era mai riuscito a scrivere una commedia o comunque una tragedia di successo. Era un po' quello che si dice un genio incompreso. Riesce ad ottenere il lavoro a questa commedia che sarà poi Cyrano de Bergerac, quindi abbiamo un film biografico che però mette in scena anche tutti quelli che sono gli escamotage del metateatro, perché ovviamente il film è tutto incentrato sull'allestimento, la preparazione del Cyrano de Bergerac. Poi è molto bello il legame che lui ha con questa sua musa ispiratrice, quella che poi nella commedia impersonerà la famosissima Rossana. Io raramente mi commuovo al cinema, soprattutto quando si tratta di commedie, però in questo caso è successo, tant'è che quando sono uscita dalla sala mi sono detta assolutamente devi subito ordinare Cyrano, perché non si può non conoscere un'opera del genere. In effetti non mi sono pentita, perché questa lettura mi ha dato tantissimo. Spero che questo film sia ancora nelle sale, perché non è uno di quei film che attira la folla. Considerate che quando sono andata a vederlo eravamo 4 in tutta la sala dell'Anteo, quindi non credo che sia stato un successo, però secondo me assolutamente merita. Ma lo so che non dovrei dirlo, però magari provate a cercarlo in streaming qua su internet, perché se non è più al cinema almeno avete occasione di vederlo prima che esca in DVD. Ho fatto tantissimi film su Cyrano de Bergerac, uno dei miei preferiti è quello famosissimo con Gérard Depardieu, però credo che questo forse sia il primo film sull'autore del Cyrano. Passo ora alle altre cose, ovvero beauty, abbigliamento, e infine ci sarà anche un dolcetto, perché ovviamente sul mio canale i dolci non mancano mai. Profumo preferito del mese, il solito di Zara, che si chiama Tuberose, che ormai conoscerete a memoria. Questo è uno di quei profumi che non stancano e che credo ricomprerò ancora una volta finito questo boccettone. Ecco, sono un po' pentita di aver preso questo qua grande, perché è veramente poco maneggevole rispetto a quello da 50 ml. Sicuramente da un punto di vista economico conviene la boccettina da 100 ml, però trovo che quella da 50 sia molto più pratica, quindi profumo assolutamente consigliato, un fiorato con una nota dolce. Ogni volta che indosso mi trasmette una sensazione di pulizia e allo stesso tempo di tranquillità. Smalto sui piedi in questo momento, ho questo vecchio smalto di Essence di una collezione natalizia che si chiamava Mary Berry, è il numero 04 Red Rocks, un rosso fragola veramente bellissimo. Nonostante sia di Essence, la durata non è male. Poi io come top coat uso questo di L'Oreal, che fra un po' mi sa dovrò ricomprare. Questo di L'Oreal lo metto anche sulle dita delle mani, giusto per farle sembrare un pochino più ordinate. Come prodotti di make up, questo mese ho fatto una super scoperta. Questa tinta labbra di Maybelline, Super Stay Matte Ink. Queste tinte sono in vendita già da parecchio tempo, però io non so per quale motivo non mi ero mai decisa a comprarle. Ho scoperto probabilmente il rossetto della mia vita. L'ho presa nella tonalità 15 Lover ed è questo bellissimo color magenta che poi è anche quello che indosso. E ragazze, queste tinte, lo so che non ci crederete, però probabilmente qualcuna di voi l'avrà provata e potrà confermarlo sotto, queste le mettete la mattina, la sera le avrete ancora sulle labbra, anzi le dovrete rimuovere con un batuffolo di cotone, un po' di acqua, comunque uno struccante. Sono rimasta veramente sorpresa della durata. Io ho scelto questo colore perché è la tonalità che prediligo nei rossetti, però visto che ci sono molte altre tonalità, ecco, l'unica cosa, dovete fare un po' di attenzione quando lo stendete, perché il pennellino è fatto così, vedete, abbastanza largo, dovete per forza mettere davanti allo specchio ad applicarla, perché io una volta per esempio l'ho messa in tram, ragazzi, non vi dico, avevo sbavato dappertutto. E poi purtroppo, a meno che voi non abbiate con voi dell'acqua, comunque un pochino di struccante, non riuscite a toglierlo dalla pelle, perché dopo 2 secondi si asciuga, diventa un tutt'uno con la vostra pelle, fate veramente una fatica assurda a toglierlo. Io questo l'ho comprato all'Esselunga, l'ho pagato tipo 9 euro e qualcosa, però visto che sono vendute anche su Amazon, quindi li terrò d'occhio, e quando ne troverò magari qualche altra colorazione in offerta credo che ne comprerò un altro.
Cerco di andare un po' più velocemente perché vedo che la videocamera lampeggia, ragazzi. Credo che voglia dire che la batteria si sta scaricando, quindi come al solito ho parlato troppo. Come prodotti preferiti per i capelli ho il solito shampoo Biopoint, questo qua azzurro, quello delicato, che devo ricomprare perché è praticamente vuoto. La maschera è quella del mese scorso perché l'ho utilizzata fino a metà, quindi finché non l'ho finita non la cambio. Ed è questa della Fructis alla papaya. Mi sono trovata benissimo con questa maschera, però se devo darvi un consiglio sincero, tra questa e quella alla banana io preferisco ancora quella alla banana. Infatti credo che una volta finita questa ricomprerò quell'altra. L'altra secondo me nutriva ancora di più il capello e poi aveva quel profumo spettacolare che, non so, per quanto mi riguarda, a mio gusto, preferivo rispetto a quello della papaya. Per il bagno il prodotto preferito del mese è questo bagno doccia di Bottega Verde alla violetta. So, forse era anche il preferito del mese scorso, però mi sono un po' fissata con questa profumazione. Borsa preferita del mese è questa di Michael Kors, che vi ho mostrato già altre volte. Una borsa tracolla che volendo si può portare anche a bauletto. È abbastanza piccolina, però si può espandersi. Adesso dentro c'è una specie di discarica, però vedete, rimane bella ampia. All'interno riesco a metterci parecchie cose, poi nonostante la chiusura sia così, quindi la borsa rimanga aperta, comunque avete due cerniere laterali qua, dove potete inserire magari il portafoglio, insomma il cellulare, le cose un pochino più importanti. Tra le borse che ho acquistato quest'anno, questa è la mia preferita perché è un colore che praticamente si abbina con tutto. La sto abbinando tantissimo con queste ballerine di Parfois, guardate. Sì, non è proprio lo stesso punto di rosa, però insomma si avvicinano tantissimo. Queste ballerine rosa cipria sono state le scarpe preferite del mese. Poi una cosa molto molto comoda è la tracolla, perché vedete com'è larga qui. Vi faccio vedere come sta, anzi aspettate che salgo, ecco, così vedete. Ups, credo che il modello si chiami Benning. Capo di abbigliamento preferito del mese, lo so che vi sembrerà strano, però è stata una felpa. Questa felpina qua bianca con la scritta Sugar, non so se si vedrà, però è molto carina la scritta perché è fatta proprio con la consistenza dello zucchero, cioè è tutta granellini che non si staccano perché non sono brillantini, è proprio fatta tipo in plastichina. E mi piace tantissimo perché ha questo colletto basso, ha le maniche molto larghe che si stringono però qui strette col polsino. Adesso è tutta stropicciata, però vi assicuro che è molto carino. Ovviamente è un capo sportivo per il tempo libero. Il materiale non è male perché sembra un cotone pesante, però mi è piaciuta proprio l'idea della scritta. Questa l'ho trovata da OVS al 50% e l'ho pagata a meno di 8 euro, quindi veramente una scemenza. Visto che l'ho indossata così tanto, sono andata poi a prenderla anche azzurra. Questa è la scritta Blueberry, fatta con la consistenza dei mirtilli, ragazzi. Bellissima come idea. Poi non so, questo azzurro mi mette anche molta allegria. E quelle sono state le uniche due cose di abbigliamento che ho comprato ad aprile e sono state un buon acquisto perché entrambe le ho già messe più volte. Ultimo preferito del mese, ma non certo per importanza, queste barrette al cioccolato della marca Oro Choc. Credo che siano una novità perché vedete qua c'è scritto novità, e voi sapete che io adoro gli Oro Choc, soprattutto quelli con il cioccolato fondente sopra. Beh, queste sono al latte, non so se ci sia anche la variante fondente, proverò a guardare quando torno all'Esselunga, però queste mi sono piaciute tantissimo, soprattutto l'interno perché ha proprio il sapore degli Oro Saiba, però molto più friabile, cioè secondo me rispetto agli Oro Saiba hanno aggiunto del burro. Poi ci sono delle noccioline all'interno, non c'è il caramello che secondo me invece potrebbe ulteriormente migliorarle. La cosa buonissima è la copertura di cioccolato, che è poi la stessa degli Oro Choc al cioccolato al latte. Siete dei golosoni come me, ve le consiglio, provatele. Niente ragazzi, io come al solito ho parlato tantissimo, ora corro a vedere il video di Tania che probabilmente sarà uscito prima del mio perché purtroppo sono un pochino in ritardo. Io ringrazio quelli di voi che sono arrivati alla fine del video, vi mando un bacio, un abbraccio, se volete ci vediamo al prossimo.